Buongiorno a tutti, siamo qui in Biblioteca Provinciale, siamo qui col professor Tommaso Sgarro, docente universitario di filosofia qui nella facoltà di Foggia. Oggi inizia un nuovo percorso. Oggi sono stati presentati quattro diversi filosofi, però partiamo un attimo dalle basi. Come l'Università di Foggia vuole avvicinare gli istituti tecnici, oggi erano presenti l'Istituto Notarangelo Rosati e l'Istituto Blaise Pascal di Foggia, come l'Università vuole avvicinare noi ragazzi alla filosofia? Ma dimostrando che la filosofia è quanto di più naturale esista, e quindi questa specie di discrimine tra istituti tecnici e istituti no umanistici o scientifici, i famosi licei, non esiste. Anzi, pensare proprio di tutti gli esseri umani, e quindi è giusto che la filosofia sia patrimonio di tutta l'umanità e quindi di tutte quante le scuole. Certo, tutto è strettamente connesso nel mondo della filosofia. Abbiamo visto come qualsiasi filosofo, partendo da una frase che può essere una frase semplice, quindi una frase di due o tre parole, può scatenare un mondo all'interno del suo libro. E ad esempio, una frase che abbiamo visto prima per quanto riguardava la presentazione di Friedrich Nietzsche è stata: l'uomo deve superare se stesso e deve andare oltre se stesso. Come possiamo ridurre questa frase ai minimi termini per capire quello che veramente voleva dire questo filosofo? Ma guarda, questa è una delle fasi più controverse e più fraintese di Nietzsche, no? Che quando parla di oltreuomo e non di superuomo, utilizzata dai nazisti per poter utilizzare Nietzsche a proprio uso e consumo, invece quello di Nietzsche è un invito a superare i limiti dell'uomo stesso, quindi in realtà proprio di fare il contrario di quello che poi hanno fatto i nazisti, cioè quello di far sì che ogni uomo possa pensare se stesso, la propria realtà, il mondo, la propria storia. Ecco, e Nietzsche ci insegna l'importanza della parola. Guardate, questa parola tradotta in una maniera o in un'altra ci dice un mondo e o piuttosto ce ne dice un altro. Ecco, Nietzsche ci dice che le parole sono fondamentali e su quelle dobbiamo lavorare per poter pensare. Senza di loro non andiamo da nessuna parte. Quindi senza pensare, senza avere delle parole nella nostra testa, ci poniamo così spesso dei limiti oppure no? Ma la mancanza di pensiero è il limite stesso dell'essere umano. E in qualche modo l'essere umano ha dei suoi limiti, perché non è che noi possiamo conoscere tutto. Di fronte a domande che pur sono presenti, come quelle su Dio, no? Quelle sul contesto e del mondo, noi arriviamo fino a un certo punto. Però ogni domanda è un ponte gettato verso la risposta, diceva un altro grande filosofo del Novecento che è Heidegger. Allora non possiamo non pensare perché non possiamo non fare domande. Siamo esseri umani, quotidianamente ci facciamo delle domande. Allora, noi ringraziamo il professore, ringraziamo la biblioteca, ringraziamo l'Università di Foggia e auguriamo a tutti una buona giornata. Grazie a voi, grazie.